Buonasera e benvenuti al nostro consueto appuntamento settimanale con l'approfondimento. E questa settimana, per chi ha già seguito i telegiornali e ha letto sui nostri social, sa di che cosa ci occuperemo. In questa edizione vogliamo cominciare ad andare all'Accomin a verificare che cosa sta succedendo verso le prossime elezioni, ma facendo veramente un po' anche di cronostoria su quelli che sono stati gli ultimi anni. Lo facciamo con chi è stato il sindaco di L'Accomin fino a 3 mesi fa, Giacomo Pascale. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Buonasera. Mi viene difficile fare ex sindaco, non so, ho ancora questo gap che mi viene da quella sera del 20 ottobre in piazza Santa Restituta, mi giunge curioso anticipare l'ex rispetto al sindaco. Tu ti sei abituato all'idea nel frattempo? No, mi sembra anche giusto, perché poi tra l'altro io non sono stato ancora mandato a casa dal popolo, sono stato mandato a casa, come si sa, da alcuni consiglieri di maggioranza che, inseguendo un disegno politico diverso, hanno deciso di interrompere anzitempo questa esperienza amministrativa. Quindi, però di fatto, diciamo, non sono più sindaco. No? Senti, allora, dal 31 maggio 2015 a metà ottobre 2019, 4 anni e 5 mesi circa, come se tu dovessi dare un giudizio a questo tuo periodo di sindacato, in poche parole cosa diresti, com'è stato? Innanzitutto esco arricchito da questa esperienza sul piano umano, perché gli accadimenti vissuti dalla mia comunità, dal dissesto finanziario prima, alla crisi di personale dopo, all'incendio, alla frana, all'alluvione, alla mareggiata, al terremoto, sono stati accadimenti che in primis mi hanno fatto conoscere e incontrare tantissime persone. Persone anche importanti, funzionari dei vari ministeri, ho interloquito col MIUR piuttosto che col Ministero degli Interni, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, col Capo Dipartimento della Protezione Civile. Quindi poi quando si frequentano determinate persone, al di là del ruolo si creano anche dei rapporti umani. No? Io tra l'altro ti sei trovato anche a cavallo di due governi diversi, con due ministri diversi, due presidenti lo stesso Presidente del Consiglio, però insomma ti sei trovato con due ministri degli interni diversi, due realtà diverse, però ci andiamo piano piano su questa no, cosa. Anche con due presidenti del Consiglio diverso, ma soprattutto mi ha dato la possibilità di conoscere. Sì, con Gentiloni prima e poi con Conte dopo. Ma quello che conservo con particolare affetto, parlando solo dell'aspetto umano e non politico, è l'aver avuto la possibilità di stringere la mano e di collaborare con un uomo che io ritengo essere un patrimonio umano dell'Italia. Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, il dottor Angelo Borrelli. Che è stato fatto cittadino onorario a Casamicciola, ma all'Accomino no. No, Casamicciola non ancora, era una cosa che mi proponevo di fare alla fine del mio mandato, soprattutto dopo aver impostato le fasi anche della ricostruzione oltre che dell'emergenza, perché il dottor Borrelli ha fatto per noi e per Casamicciola molto di più di quello che gli consentiva fare il suo ruolo, se è proprio legato al territorio, se è legato alle persone e agli amministratori. Senti, un uomo in prima linea, insomma, su questa storia del terremoto e da subito ad affrontare la questione dell'abusivismo che ci è stata proprio catapultata addosso già dalle prime ore dopo la questione del 21 agosto 2017. E andiamo allora con un po' di storia che abbiamo voluto tracciare con delle immagini e delle interviste d'epoca. Andiamo al 23 agosto 2017, un incontro con i cittadini abbastanza roboante nel capriccio di Calise di Casamicciola. Vediamoci questo servizio. Le aiuta anche come professione. Hai parlato con la regione? La regione è qui al tavolo, il governo italiano è qui a Casamicciola. Sanno tutti i livelli istituzionali, sono qua, dalla regione alla protezione civile, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, al presidente della Repubblica Mattarella, sono qui. Lo Stato è sull'isola. A questi signori va il ringraziamento per quello che fanno e per come lo stanno facendo. Sindaco, riportate le cose per come stanno, riportate le cose per come stanno, l'isola non è distrutta, cazzo lo dice a sua sorella o a sua mamma, ci state distruggendo, siete falsi, la stessa casa la state inquadrando da una settimana. Siete bugiardi! Falso! Vi comprate sulle disgrazie degli altri! Fannullone!
Lei non è nessuno, lei è un parassita, un bugiardo, lei non è nessuno. L'isola per quello che è, non per quello che non è. L'isola merita di più e voi la state distruggendo. Giornalisti! Che cosa ti provoca a rivedere queste immagini, Giacomo? Le avevi rimosse, te le ricordavi? No, il terremoto è una cosa che non si può descrivere e che non si augura a nessuno. Come si fa a dimenticare momenti del genere quando tu ti ritrovi di colpo una comunità in ginocchio, persa, senza riferimenti, e chiaramente l'unico riferimento diventa l'ente più vicino, diventa il sindaco. Quindi tu sei unico responsabile in quel momento, come mi dissero anche dal Ministero degli Interni, lei non ha bisogno di giunta e di consiglio, adotti tutti i provvedimenti che ritiene importanti e utili per la pubblica. Però quella situazione infamante già da subito sulla questione abusivismo, voler dirottare l'attenzione su un problema che esiste, vabbè, esiste a Ischia, esiste a Casamicciola, esiste in altre parti d'Italia, poi l'abbiamo affrontato nel corso dei mesi e degli anni, però già da subito accostare con i morti ancora a terra subito l'abusivismo è sembrato proprio, come dire, non so come definirla oggi, ora per allora. No, non ho aggettivi. No, vabbè, non sorprende, anche in occasione, se ricordi, della frana che ci fu a Montevezzi, si parlava dell'abusivismo, si parlava di questo problema che l'isola di Ischia ha, che ha nell'immagine, diciamo, è un'immagine di un luogo abusivo venuto fuori in modo statico, quello che era triste in quei giorni. E pensare a una tragedia del terremoto come quasi quasi non era colpa la colpa non era del sisma che ci aveva colpiti, ma era dell'abusivismo. Dopodiché chiaramente tutto questo succedeva anche perché le prime notizie, se ricorderai, erano distorte, non si capiva dove stava l'ipocentro, non si è capito che l'avevamo avuto sotto al pavimento, perché la prima domanda da fare è come è possibile che un sisma con una magnitudo così bassa genera un numero di danni così elevati, senza comprendere che noi l'avevamo avuto sotto al pavimento. Poi man mano che sono passati i giorni ci si è reso conto di quello che era successo. Poi è chiaro che in ogni tragedia ci sta chi specula, e noi siamo stati anche vittima di una speculazione politica francamente abbastanza squallida. L'hai detto prima nel preambolo iniziale, hai affrontato e hai avuto a che fare con tutte le alte cariche dello Stato, ma non solo, insieme agli altri, ma tu soprattutto sei andato un po' in giro, sei andato perfino a parlare in Senato per portare avanti le ragioni di questo decreto che deve essere emesso in un certo modo e che non guastasse la linea principale di dover consentire una ricostruzione seria e doverosa. Vediamoci una parte di questo intervento al Senato dell'8 agosto 2018. Nel decreto 55 in conversione ci hanno detto che noi volevamo inserire di tutto, nel mille proroghe apprendiamo che non ci siamo come se fossimo cittadini serie B. Io pensavo che questa fascia tricolore fosse uguale a Palermo e a Trieste, prendo atto che non è così e ce ne dispiace perché noi non abbiamo neppure il commissario per la ricostruzione ad oggi che siamo in questa conferenza stampa. L'isola di Ischia siamo ancora un terremoto di serie B, come diceva l'onorevole Bernini, e questo ce ne dispiace molto. Allora noi come sindaci di Tracquameno, di Casamicciola e dell'isola di Ischia, noi pretendiamo di avere la pari dignità delle altre parti d'Italia, a cominciare ad avere i provvedimenti di carattere fiscale che hanno gli altri italiani. Dopodiché, come altre parti d'Italia, noi pretendiamo la nomina del commissario alla ricostruzione per poter incominciare ad avere l'interlocutore necessario a cui dettare quelli che sono i veri bisogni, le esigenze dell'isola di Ischia, per incominciare a sperare nei provvedimenti legislativi. 90 aziende chiuse a vario titolo, 3.000 sfollati, 1.100 abitazioni, 2.020 persone alloggiate, diciamo, con un contributo di autonoma sistemazione, 300 persone ancora in albergo. Se voi prendete questi numeri e li rapportate all'isola di Ischia come isola, vi rendete conto della gravità
del problema che noi abbiamo sull'isola. Come può una classe politica così, diciamo, essere così disattenta di continuare a fare un festival di chiacchiere che non servono a nulla? Abbiamo bisogno della proroga dei dipendenti a tempo determinato per rispondere agli atti dell'emergenza puntuali e veloci come ci chiede il capo dipartimento. Abbiamo bisogno delle linee guida, abbiamo bisogno della microzonazione per capire dove e come ricostruire. Insomma, noi abbiamo bisogno di essere trattati da cittadini italiani come tutti i cittadini d'Italia. Non è più possibile pensare che l'isola di Ischia venga considerato un territorio di serie B, con cittadini di serie B, con aziende di serie B, con sfollati di serie B, dopo tutto quello che noi rappresentiamo in Campania, in Italia e nel mondo. Bella questa chiosa, abbastanza roboante, non so poi quali effetti, però molte di queste cose che tu richiedevi sono poi venute fuori, la nomina del commissario alla ricostruzione, la microzonazione, insomma anche lì ci fu un certo effetto, no? Insieme ad altre fasce tricolori che vedevamo in questa sala del Senato. Sì, io ho partecipato a diversi incontri e sin dall'inizio mi sono posto il problema, proprio conoscendo i nostri bisogni e le esigenze del nostro territorio, sin dall'inizio mi sono posto il problema che era inutile inseguire, come fanno in tanti altri posti, le risorse, perché non c'è cosa peggiore avere riempirti una tasca di soldi e non metterti in condizione di poterla spendere. Chiaramente in quel momento a che cosa si assistiva? Si assistiva al fatto che in altre parti d'Italia avevano queste norme di carattere fiscali ed edilizie urbanistiche di ricostruzione dopo, ma noi sostanzialmente stavamo fermi. Come dicevi prima, ci siamo trovati a cavallo di due governi. Devo essere, con l'onestà che mi ha sempre contraddistinto, devo ringraziare il ministro Minniti del governo Gentiloni, che volle raccogliere questo grido di dolore del sindaco di Lacquamino, perché in primis era importante avere del personale, anche perché, come avevo sempre detto, questo sisma aveva colpito tra l'altro un comune in dissesto finanziario, il mio, e uno in predissesto finanziario, Casamicciola Terme, con grossa carenza di personale. La seconda questione, devo riconoscere che a seguito di questi interventi, devo con la stessa onestà riconoscere che ho trovato nel Presidente del Consiglio Conte e nel Ministro Di Maio, quando è venuto a Casamicciola, due persone di parola che ci hanno messo in condizione di poter andare a Roma e partecipare proprio fisicamente alla stesura della legge 130. Vediamo questa foto intanto, che si riferisce al 13 settembre del 2018 con il Presidente Conte, proprio con Giacomo Pascale. Dovremmo avere una foto d'epoca, eccola qui, ecco, con anche Schilardi, un po' di amministratori di Lacquamino, l'assessore Cecilia Prota, poi vediamo il consigliere Luigi Mennella di Casamicciola. Insomma, anche in questa circostanza, insomma, lo stavi dicendo, hai avuto dei confronti molto diretti e specifici per quanto riguarda la situazione del terremoto. Insomma, non è mai mancata la tua parola, la tua voce. Questa foto mi procura una grossa emozione. Me la procura sotto diversi profili, sul profilo, diciamo, umano, perché ho conosciuto, da sindaco di un piccolo paese, ho conosciuto un presidente del Consiglio che ti guardava negli occhi e che praticamente poi era, come dire, era concreto per gli impegni che assumeva. L'altro aspetto è che questa foto è scattata esattamente il giorno, il 18 settembre 2018, ed è il giorno in cui il presidente Conte di pomeriggio mi ha fatto avere il decreto di assegnazione fondi di 2.600.000 euro per la nostra scuola di Lacquamino con concretezza. Quindi quella data mi ricorda un grosso risultato sul piano politico amministrativo e mi dà la gioia di aver conosciuto una persona seria, perché generalmente i politici sono più portati alle chiacchiere, mentre invece il presidente mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: oggi stesso risolveremo il problema, e lo ha risolto. È bello vedere invece alla tua sinistra Salvatore Castagna e Antonio Monti. Salvatore Castagna e Antonio Monti, sì, sono due consiglieri comunali che con me hanno lavorato, abbiamo condiviso momenti difficili, abbiamo condiviso momenti belli, poi dopodiché loro hanno deciso di apporre una firma e sfiduciarmi, e evidentemente inseguendo un disegno politico diverso, ma sicuramente
le nostre strade si dividono, ma io ho la coscienza a posto di aver valorizzato il loro lavoro e soprattutto ho la coscienza a posto di averli trattati sempre con rispetto, con lealtà e di averli fatti fare il sindaco nelle loro deleghe, perché non ho mai avuto paura di far crescere chi sta intorno. Parleremo dopo delle vicende che poi ti hanno visto protagonista nell'ottobre 2019 fino ad oggi. Torniamo invece a questa storia che stiamo tracciando fino ad arrivare al decreto famoso Ischia, che ha visto tanti contrari, eccetera, 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 tra cui anche illustri personaggi della politica locale, nazionale, uno per tutti Matteo Renzi. Allora, alla 7 con Di Pietro, una bella battaglia, il 12 novembre 2018, vediamo. Una cosa è il terremoto. Se il terremoto mi butta giù una casa che ho fatto rispettando le regole, è giusto che gli do un contributo per aiutarla a rimetterla in piedi. Ma se un terremoto mi butta giù una casa che avrei dovuto buttare giù io, e meno male che l'ha buttato giù, non ho mica capito, perché lo devo pure pagare per rifarglielo fare così come l'ha fatto male? Cioè, sono proprio scemo, gli do pure il contributo perché lo rifaccia sbagliato. E infatti lei ha appena detto che non esiste, lei ha appena detto che non esiste abusivismo a Ischia, ma se guardate in faccia, benedetto signore, sta dicendo la minchiata che mancava le cose. Non è così. Questa norma non ha ad oggetto gli immobili abusivi, che tali erano, tali sono e tali restano. Questa norma ha ad oggetto esclusivamente gli immobili assoggettati a condono edilizio, che sono tre leggi dello Stato che hanno spiegato effetto da Palermo a Trieste e che sono rispettivamente datate 15, 24 e 33 anni. Sono leggi dello Stato italiano, di cui anche lei è stato ministro. Si possono non condividere, ma sono leggi dello Stato. Se continuiamo a dire che sono case abusive, passa un messaggio che non risponde al vero. Questo è il punto. Guarda, amico allora mio, se vogliamo entrare nel merito della norma, se vogliamo entrare nel merito della norma possiamo parlare. Non è vero che lo Stato accorda il contributo per la ricostruzione ad immobili abusivi. Il governo, a torto o a ragione, è entrato nella determinazione di accordare il contributo solo ed esclusivamente agli immobili legittimi o legittimati. Da qui è nata l'esigenza di mettere in piedi un modulo procedimentale per andare ad istruire, esaminare le pratiche di condono che giacciono presso i comuni, ecco, le ripeto, da però, 15, scusi, 24 e 33 signor anni, sindaco, non è come dice lei. Signor sindaco, adesso faccio rispondere a Di Pietro, ma tutti sti pacchi di case che chiedono il condono, che hanno chiesto il condono, in tutti questi anni, perché non le avete mai esaminate ste carte? Non le abbiamo esaminate per un motivo semplice. Bisognava buttare giù. L'onorevole Di Pietro dovrebbe sapere, perché è più preparato di noi, che a Ischia lo strumento che è detta legge è l'attuale piano territoriale paesistico, il quale all'articolo 19 testualmente recita che per la disamina delle pratiche di condono bisognava redigere un piano di dettaglio ad opera del Ministero dei Beni Ambientali, sentito l'ufficio tecnico comunale. Questo piano è stato firmato nel 95, adottato nel 99 e il Ministero, né direttamente né attraverso l'ente periferico che è la Soprintendenza di Napoli, ha mai redatto lo strumento. Questa è la verità. Insomma, Di Pietro, secondo te, non voleva capire o non capiva? No, Di Pietro, secondo me, io poi non c'è stato più possibilità di però le cose che dovevi dire le hai dette, voglio dire. Di Pietro, no? Secondo me, innanzitutto non sapeva neppure di cosa parlava, perché la norma non l'aveva manco letta. Ed era uno di quelli da cui poi è nato anche, chiaramente avendo una cassa di risonanza diversa dalla nostra sull'isola, è nata anche quella, tutta la querelle, che all'interno di questa norma c'era un condono, addirittura Matteo Renzi lo chiama ancora oggi, in alcune uscite lo chiama condono tombale, condono Ischia. E allora delle due l'una, o non hai letto la norma ed evidentemente non l'hanno letta nessuna dei due, oppure sei in malafede. Siccome dire delle cose così, tanto per dire, prendere l'applauso
pausa in studio è facile, noi stavamo in collegamento e quindi era un po' più complicato. Dopodiché è chiaro che tutto questo ha contribuito a mettere Ischia in un tritacarne mediatico assurdo e soprattutto un teatrino politico sconcertante alla Camera e al Senato, atteso che norme ben più favorevoli e diverse da queste se le stavano scrivendo per il Centro Italia, che sono all'interno della stessa legge, ma nessuno si è strappato le vesti a partire da Renzi. Per chiudere questa parentesi dedicata al terremoto, ora, per quello che ti consta, a che punto siamo? Ad oggi qual è la situazione reale? La situazione reale, io... Si continua a pagare i CAS, c'è una scadenza, mi pare, ad aprile di proroga per poter continuare a restare negli alberghi, dopo ci si chiede che cosa farà. Ti do atto oggi per allora che a novembre, poco prima che tu cadessi, avevi fatto un comunicato chiedendo alle persone: guardate che adesso c'è sta la scadenza, provvedete a trovarvi una casa, non arrivate all'ultimo momento il 31-12 che rimanete fuori le case, fuori agli alberghi, e sei stato l'unico che ha fatto una cosa del genere. Quindi ad oggi qual è la realtà dei fatti? Allora, il termine si sapeva che era un termine ordinatorio, non perentorio, perché nessuno sarà abbandonato, perlomeno mi piace pensare che nessuno sarà abbandonato. La distinzione tra CAS ed albergo chiaramente prima o poi era un nodo che deve arrivare al pettine, perché sicuramente l'alloggio in albergo ha un costo 4-5 volte superiore ad un contributo di autonoma sistemazione per un nucleo familiare. Per quanto riguarda invece la faccenda ricostruzione, siamo al punto... Scusami, per quanto riguarda ancora la questione albergo, perché continuo a sentire in giro oggi sempre con più veemenza ed insistenza, hanno dato i soldi anche agli affittuari e non soltanto a quelli che hanno perso la casa, quelli affitto era, affitto poteva restare, perché gliel'hanno dato anche a quelli che non hanno perso niente in effetti, ma che pagavano l'affitto lì, lo potevano pagare anche in un'altra casa, che invece hanno beneficiato come tutti, come chi ha realmente perso il mattone, la casa, il sacrificio di tanti anni, hanno beneficiato di questo, potendosi mettere da parte soldi che non hanno speso per tutte le utenze, il fitto e tutto il resto? Vedi Amedeo, questa è una domanda. C'è questo malumore in giro che serpeggia. Non è un problema di malumore. Questa, diciamo, il voler equiparare l'inquilino al proprietario è una scelta del governo. Noi, quando ci siamo trovati a discutere di questo argomento, ci hanno risposto proprio in questi modi, più precisamente. Ci hanno detto: lo Stato, quando succede una calamità del genere, apre le braccia ed accoglie tutti. Dopodiché, nella fase successiva, incomincia a fare distinzione tra i diversi beneficiari. Quindi, che ad oggi questo è normato così, è una scelta del governo, non è sicuramente una scelta del sindaco. È evidente che qualcuno dice: vabbè, io posso pure comprendere quello che dicevi tu, che ti assisto nella prima fase, ma dopo 4, 5, 6 mesi, un anno, sarebbe giusto molto probabilmente distinguere gli inquilini dai proprietari. Ciò non è accaduto, sicuramente la norma a cui facevi riferimento va in questa direzione, di incominciare a ridurre il CAS al 50% per quanto riguarda gli inquilini rispetto ai proprietari, a verificare l'alloggio in albergo fino a che data sarà possibile. Questo però è una scelta del governo, la vogliamo discutere, la discutiamo, ma discutiamo di una cosa dove noi non abbiamo nessuna incidenza. Ti diamo qui la parentesi dedicata al terremoto. No, secondo me non è giusto chiuderla qui. No? Io penso, no. Vogliamo aggiungere qualche altra cosa? No. Così ci facciamo la pubblicità e no, andiamo oltre. No, non dobbiamo aggiungere un'altra cosa. Beh. Io, tu hai preso tutta la... Hai cercato di pizzicare, che c'era molta altra hai roba, preso tutta voglio la dire. Storia. Il sindaco di Lacquameno dalla notte del sisma ha sempre gridato: non immagino una ricostruzione senza un piano. Oggi, guarda caso, dopo quasi 2 anni e mezzo, si discute appunto di redigere questo piano. Poi ognuno l'ha chiamato, chi l'ha chiamato piano urbanistico, chi l'ha chiamato piano attuativo di ricostruzione, chi l'ha chiamato piano urbanistico di ricostruzione. Alla fine, per legge ultima, è riportato in capo alla regione, ma già all'interno della norma 130 è scritto che il commissario prevedeva una ricostruzione, certo, omogenea. Proprio perché non ho mai immaginato una ricostruzione senza un piano, e soprattutto una ricostruzione che non prevedesse uno sviluppo poi organico della zona, omogeneo, no? Sotto l'aspetto turistico, sotto l'aspetto commerciale, sotto l'aspetto, diciamo, sociale, di riprendere la vita di una comunità, perché non ho mai pensato che potevamo rimettere tutto in piedi così com'era, così dov'era, come se non fosse successo nulla. O perlomeno chi è che corre a costruire in un deserto?
Se non si prevede una ricostruzione all'interno di un piano, è chiaro che la ricostruzione di fatto non parte. Quello che invece è più, diciamo, ed è anche attuale come argomento, è continuare a lavorare in sede legislativa per avere provvedimenti uguali, tra l'altro, guarda caso, alla speculari, alla legge di Catania, dove un immobile, una volta legittimato, può accedere al contributo, perché noi oggi abbiamo già la ordinanza 7 che consente la ricostruzione, ma per chi? Accorda il contributo solo a coloro i quali hanno l'immobile legittimo, conoscendo noi i problemi che molti immobili nostri o sono costruiti senza titolo e assoggettati interamente alle tre leggi di condono, o sono costruiti o sono nati legittimamente e poi si sono ampliati negli anni e sono assoggettati a condono, a quel punto tu potresti avere il contributo solo per la parte legittima. Certo. Quindi se noi non avremmo se noi non abbiamo una legge che accorda il contributo agli immobili condonati una volta legittimati e non abbiamo un piano di ricostruzione che preveda una ricostruzione omogenea, è evidente che la ricostruzione vera e propria non partirà. Quello che è assurdo è che la legge su Catania è stata approvata a giugno scorso. Io mi chiedo, tutti quelli che oggi si battono in petto, si strappano le vesti o cercano in modo demagogico di interessarsi con tanto ritardo del terremoto, dove erano quando la legge è stata approvata? Io adesso anche da cittadino sto lavorando a questo tema, tanto è vero che, come avete anche voi riportato, insieme al sindaco di Forio avevo chiesto gli emendamenti per Ischia nella legge sul decreto sisma. Certo. Che è stato convertito. Dopodiché, non contento, ho richiesto gli stessi emendamenti insieme al sindaco di Forio, e non so se l'avete riportato, all'interno del decreto mille proroghe che è proprio in conversione in questi giorni. Se questi canali, questi treni legislativi non consentiranno l'accesso ad Ischia, la battaglia va continuata con chi ci sta. Devo ringraziare, visto che mi date la possibilità, la senatrice Ricciardi e per aver, diciamo, appoggiato e fatti propri gli emendamenti del sindaco di Forio Del Deo e del già sindaco di Lacquameno, di Lacquameno Giacomo Pascale, e quindi devo anche ringraziare la mia segreteria che li ha elaborati, perché, come sai, gli emendamenti poi al primo vaglio devono avere il vaglio degli uffici legislativi, e quindi quando si ha la notizia che almeno il lavoro è fatto bene, perlomeno che le carte sono scritte, ti rimane per bene la consapevolezza di aver fatto il massimo in questo. Questi sono i temi fondamentali. Quindi partiamo da questi punti in attesa che vadano a compimento e a segno queste frecce che sono state preparate, insomma, queste ennesime situazioni per poter uscire da una impasse che ci ha condotto in due anni e mezzo di situazioni strane. Amedeo, io il terremoto l'ho vissuto sul piano, diciamo, umano, sul piano amministrativo, sul piano politico. Come ho promesso, anche quando mi hanno sfiduciato, io continuo a stare sul pezzo con questa voce come un trombone, perché io, diciamo, la carica può anche passare, ma tu non puoi dimenticare le centinaia di persone che hanno pianto e continuano a piangere sulla spalla del sindaco, perché giustamente vedono nel sindaco il riferimento più vicino e dal sindaco si aspettano risposte. Prometto che ritorneremo a Tele Ischia di qui a breve, quando ci sarà questo compimento di questi emendamenti. Intanto facciamoci la pubblicità, perché Giacomo Pascale in questi 4 anni e mezzo non ha avuto, detto o fatto soltanto queste cose sul terremoto. Ci sono state anche delle altre occasioni, anche particolarmente interessanti, intriganti e pericolose per quanto riguardava la sua sopravvivenza in testa all'amministrazione di Lacquameno, ma ne parliamo tra poco. Allora, ritorniamo in studio con Giacomo Pascale, il già sindaco di Lacquameno, già, perché ex non mi piaceva, questo già è già una cosa diversa, vedi un po' le parole a volte, no, come cambiano. Diventerò ex quando mi manda a casa il popolo. Ah, ecco. Giacomo Pascale, allora abbiamo visto una prima parte tutta dedicata a gran parte di quelle che sono state le cose del terremoto, molte altre le vedremo di qui in avanti. Però, come dicevo, prima di andare in pubblicità, c'è stato un momento in cui si temeva un po' una situazione che poteva cambiare il verso della storia. Allora, e stiamo parlando esattamente dell'11 luglio 2018. Vediamoci questa intervista. Che arriva e sgombra il campo da tutte le nubi possibili. Il sindaco Pascale, insomma, il fatto non sussiste, lo stava dicendo da mesi ormai anche ai nostri microfoni.
Sì, infatti devo ringraziare il mio avvocato, l'avvocato Molinaro, devo ringraziare l'avvocato Tortora, l'avvocato Iacono, tutto il collegio difensivo di tutti gli imputati, perché siamo stati tutti assolti. E da stamattina siamo stati chiusi in un'aula di tribunale, quindi abbiamo ascoltato molto attentamente quella che è stata, diciamo, la difesa di ogni singolo imputato, fino a questa sentenza che praticamente rende giustizia. Dopo 10 anni trionfa la giustizia, perché noi stavamo appunto lì, io per prima, a chiedermi che ci facevo in quell'aula di tribunale, attesa che nonostante è uscita una sentenza, io ancora devo capire qual era l'accusa che mi veniva mossa e qual era l'abuso che avevo commesso nella qualità di assessore all'epoca, quando riguarda la faccenda Isola Ecologica nella zona 167. Ovviamente questa sentenza ha i suoi risvolti politici anche nel piccolo comune di Lacquameno, diciamolo tranquillamente. In caso negativo c'era chi forse già sperava nell'applicazione della legge Severino per una sospensione del sindaco e un rimescolamento delle carte. Amedeo, vedi, io sono convinto che la politica non si può e non si deve fare con la carta bollata, augurando una sentenza per fatti del 2008 affinché il sindaco in carica venga sospeso nel 2019, 18, 10 anni dopo, perché si spera di poter mischiare o addirittura finanche pensare allo scioglimento del Consiglio Comunale. Io in questo periodo non ho alimentato polemiche, non ho mai risposto anche a indiscrezioni giornalistiche. Mi piace pensare che è gossip da villaggio, chiacchiere da comari di cortile, perché se fosse vero queste persone non possiamo neanche pensare di confrontarci politicamente. Evidentemente è gente che non ama, non vuole bene l'Acquamino. Per quello che questa squadra sta facendo, nel momento in cui lo sta facendo, nelle condizioni in cui si trova ad operare, solo un imbecille potrebbe augurarsi un commissario prefettizio. Quindi diciamolo tranquillamente, adesso superato questo fosso si va avanti a sprombattuto per tutte le cose che bisogna ancora fare, terremoto in primis. No, si va avanti per quello che si sta facendo, si sta pensando al dissesto, a risanare i conti, si sta pensando a gestire dignitosamente l'emergenza del terremoto, si sta pensando a mettere in cantiere la ripresa di quelle opere pubbliche che già Tutairace aveva messo in cantiere e che poi sono state congelate, si sta pensando di offrire dei servizi ai turisti nel modo migliore possibile, insomma si sta cercando di portare avanti una vita amministrativa che dia all'Acquameno la giusta dimensione. E io credo che il sindaco che verrà dopo di me, grazie a tutto questo impegno che la mia squadra sta mettendo, può trovare un comune normale. Allora augurarsi con una sentenza addirittura di interrompere questa esperienza di commissariare un comune in emergenza sisma, francamente io penso che è una cosa che si commenta da solo. Non ho mai commentato fino adesso, me l'hai chiesto, ma avrei preferito pure non farlo. Bella quella frase quasi profetica, solo un imbecille potrebbe pensare di consegnare il comune ad un commissario prefettizio. Ed era appena un anno prima poi i fatti che sono accaduti poi nell'ottobre del 2019. Insomma, era una cosa che, se non ricordo male, ti preoccupava, no? Questa possibile sentenza che poteva venire fuori anche diversamente da come è stata, o no? No, a me la sentenza non ha mai preoccupato. Non mi sorprende che qualcuno poteva augurarsi la condanna, perché ho conosciuto tanta di gente che non ha, praticamente non riesce a fare politica, non riesce ad avere consenso e quindi è più aduso alle denunce, è più aduso ad alzare polveroni, è più aduso a calunniare e quindi aspettarsi che poi un tribunale ti fa. Non dimenticare che noi abbiamo avuto una stagione di veleni all'Acquameno che praticamente ha tenuto il comune sotto una cappa di particolare attenzione, sono noti i fatti, no? Le denunce Monti Desiano, amministrazioni Race, scontri tra famiglie, abbiamo avuto, se penso che solo io sono stato attenzionato per oltre 2 anni e 4 mesi pensando che potessi essere la testa di legno messa lì a garanzia di determinati interessi, quindi questo offende un popolo, offende una comunità, offende il vivere civile di una comunità e soprattutto di una comunità rinomata nel panorama turistico come quella di Lacquameno. Chiaramente erano tutte questioni datate, erano tutte questioni ereditate che chiaramente andavano sistemate compatibilmente con i tempi della giustizia in Italia. Nella fattispecie erano 10 anni, che poi rende giustizia anche a Tutairace, perché poverina non si comprende esattamente sta ragazza che cosa avrebbe dovuto fare, perché con la Campania in emergenza sisma
lei praticamente si preoccupa di tenere il paese pulito e quindi va in un'inchiesta. Dopodiché stiamo sistemando l'isola ecologica, con una serie di denunce viene sequestrata, la ragazza va sotto inchiesta per il sequestro. Dopodiché lei piglia i rifiuti, cerca di stoccarli da un'altra parte presso i cassoni del campo sportivo, vengono sequestrati e quindi si becca un altro processo. Insomma, a rigor di buonsenso, in un paese normale, in un'Italia normale, questo sindaco, tra l'altro donna, e quindi molto più sensibile a certe tematiche, ma questi rifiuti li doveva togliere o no? E dove li doveva stoccare una volta tolti? Quindi voglio dire, questa sentenza ha fatto anche luce su molte situazioni, sotto questo aspetto. Poi se qualcuno legava all'esito della sentenza le sorti dell'amministrazione, bontà sua. Io sono appassionato di politica, sono appassionato di consenso, non sono appassionato di carta bollata. L'Acquameno ha vissuto già questa stagione. Pensa che noi abbiamo un articolo sul Corriere della Sera datato 2012, io l'ho conservato perché ci tengo molto, ma si può andare su internet, dove il coordinatore regionale di Forza Italia, ex sindaco di L'Acquameno, Domenico Desiano, dichiara alla stampa nazionale: Carmine Mondi mi riempiva di denunce e io ho detto: tu vuoi fare il sindaco? Fai il sindaco. Quindi per dire che cosa? Per dire che praticamente noi non abbiamo avuto spazio in quel momento storico ai sentimenti, al consenso, a quello che tutti definiscono il bene del paese, ma abbiamo dato sfogo e quindi abbiamo dato adito di finire in un tritacarne giudiziario una comunità che chiede solo di vivere in pace. Tu l'hai scritto anche recentemente, sollecitando alla pacificazione. Io non sollecito alla pacificazione. Smettetela, fate i bravi. Io ho avuto l'onore, perché fare il sindaco di L'Acquameno è un grande onore. Io ho avuto l'onore di fare il sindaco di L'Acquameno e il massimo impegno, il massimo sforzo, le migliori energie io li ho spesi per pacificare il paese. Tenere un paese socialmente in pace non solo deve essere il primo obbligo morale e politico di chi prende la testa di un'amministrazione, ma soprattutto è molto, credimi, ma molto più complicato di tenere e di creare la pace sociale anziché ripianare l'ente sotto l'aspetto strettamente finanziario. Paradossalmente, se tu mi facessi una sola domanda, te la farò, in una risposta sintetica, dice: qual è l'impegno? Che cos'è che ti è costato di più in termini di impegno? Io non ti parlo né del terremoto, né dell'incendio, del dissesto, del personale, ti parlo di aver riappacificato un paese, perché L'Acquameno, tra l'altro, meritava di essere riappacificato. Torneremo, questo è il massimo orgoglio. Torneremo tra poco su questa cosa, perché nella scaletta che ho preparato c'è anche un'altra parentesi tra le tue attività che hai avuto già prima, credo di aver fatto il sindaco, se non ricordo male, sulla questione abusivismo, abbattimenti, case di necessità, e lunedì mattina sei stato a Napoli alla manifestazione. Io vorrei riportarti solo per un attimo a Piazza Garibaldi a Napoli e poi dopo riprendiamo questo ragionamento politico. Vediamo il servizio. Piazza Garibaldi a Napoli, anche rappresentanti dell'isola di Procida per dire no agli abbattimenti della casa di prima necessità. Sì, sono 10 anni che combattiamo questa piaga sociale. Diciamo no agli abbattimenti, perché l'abbattimento non è la risoluzione del problema. Sanate il sanabile, quello che si può sanare. Noi non siamo camorristi, abbiamo una casa e ci viviamo con le nostre famiglie. Non è umano ed è vergognoso per lo Stato buttare una famiglia per strada senza darle una casa in alternativa. Noi di Capri abbiamo anche un grosso problema abitativo che forse è maggiore anche di altri territori, perché noi non solo abbiamo dei vincoli ambientali molto restrittivi, degli strumenti urbanistici molto restrittivi, ma noi abbiamo anche l'esiguità del territorio. Il nostro territorio è molto limitato, per cui noi abbiamo una doppia criticità. Si scende in piazza per l'ennesima volta a difesa di cittadini che stanno per perdere l'unico bene, che è l'unica casa di proprietà, atteso che viviamo ancora in un contesto dove la politica è latitante e non affronta una tematica di questa portata. Innanzitutto io penso che vada richiesto con forza alla Regione Campania un intervento concreto, e l'auspicio è che De Luca lo possa fare, anche perché quale ex sindaco di Salerno può tranquillamente comprendere le esigenze dei sindaci e del territorio, perché noi siamo l'unica regione discriminata
data nella quale, come si sa, non è stato applicato il terzo condono, la legge 326 del 2003. Dopodiché sarebbe importante un'azione di persuasione verso i gruppi parlamentari affinché si possa riprendere senza demagogia e senza nascondere la testa sotto la sabbia per un problema così grave, affinché si possa riprendere l'iter del decreto Falanga, che comunque andava a normare le demolizioni e quindi a graduarle, perché quello che è triste in questa vicenda è che si continua a assistere a demolizione di abitazioni di prima casa della povera gente, ma nulla si fa per la demolizione di ecomostri e di speculazioni edilizie abbastanza evidenti. Quante riunioni, fiumi di riunioni, di trasmissioni, di cose scritte con l'avvocato Bruno Molinaro, con i colleghi sindaci, alla regione, quante volte e quante ruspe abbiamo visto? L'Acquameno, Casamicciola, Ischia, quante ne sono state fermate? Insomma, un problema ancora così presente che cade, come dicevi anche sempre, soltanto sulla povera gente. Sì, il problema, voi avete seguito tutto, io ho fatto anche manifestazioni a Roma, non ero sindaco, a Santa Lucia, quando la regione era governata da Caldoro, ho partecipato a questa iniziativa perché secondo me, come ho anche detto, innanzitutto è un dovere esserci. È un dovere morale prima che politico. Noi viviamo una situazione che è paradossale, ma voi avete qui fiumi di registrazioni di trasmissioni sul tema. Abbiamo fatto anche con Domenico Savio, a cui approfitto per augurare una pronta guarigione e con la speranza di riconfrontarmi presto su questo tema. Niente, continua perché? Continua perché c'è una politica latitante, c'è una politica assente che non affronta il problema. La speranza, innanzitutto per prendere tempo, era il decreto Falanga, sicuramente è stata l'iniziativa più interessante del centrodestra o perlomeno del senatore Falanga, votato immagino dal centrodestra. Poi, come si sa, quel decreto fu affossato alla Camera dal PD, nonostante avesse avuto già due passaggi parlamentari. Quella era, diciamo, una risposta che non risolveva il problema, ma lo affrontava nel migliore dei modi possibili, atteso che purtroppo c'è un Parlamento che su questo tema non vuole risolvere il problema. Dava una sorta di progressione per quanto riguarda gli abbattimenti, dai ruderi o gli ecomostri, e poi fino ad arrivare. Ma infatti poi alla fine di questa manifestazione, quando si è potuto interloquire in regione, non è che si è stato chiesto un condono, una sanatoria generalizzata, un condono tombale. È stato chiesto un intervento del Presidente De Luca, che spero possa fare, innanzitutto presso il Procuratore Riello, per stipulare un protocollo che vada a graduare le demolizioni, anche se la Procura è già dotata di questo protocollo, ma si è ridotta a un mero atto di indirizzo che non sempre viene applicato, perché poi tra l'altro noi abbiamo 5 procure che hanno più o meno lo stesso indirizzo, ma che comunque poi si regolano di fatto in un modo diverso. Abbiamo chiesto sempre quello che avete già riportato nel servizio, di poter ripartire da un'attività parlamentare, da un governo, affinché si possa riprendere il percorso del decreto Falanga, nelle more di che cosa? Di una norma che voglia andare a risolvere questo problema, perché come dicevi tu, se ho partecipato a questa riunione 10 anni fa e oggi partecipo allo stesso corteo, significa sostanzialmente che in 10 anni non è cambiato nulla, e questo praticamente attiene alla politica, perché tra 10 anni si parlerà della stessa cosa, semplicemente perché i numeri sono abnormi. Noi parliamo di 60.000 ordini giudiziali di demolizione in Campania. Ricordo un intervento appassionato dell'ex senatore Nitto Palma presso il Senato, che nella descrizione di questo fenomeno diceva sono demolizioni pari ai volumi, ai numeri di abitazioni di un'intera città, più precisamente la città di Padova. Allora, se uno decidesse di demolire la città di Padova e lo volesse fare senza demagogia e senza facile populismo, o addirittura, come sempre accade, si parla della risoluzione a 3-4 mesi da un'elezione per captare, diciamo, un voto e poi te ne dimentichi, ci dovrebbe dire con molto buon senso dove si stoccano le macerie di una città intera come Padova, atteso che sono rifiuti speciali. B, dove si prendono le risorse per demolire l'intera città di Padova. C, dove alloggiamo i padovani. Allora, se diciamo questo fenomeno lo si inquadra nella sua interezza e nella giusta misura, è evidente perché noi campani
siamo e ci sentiamo particolarmente discriminati, perché sostanzialmente, come diceva anche il servizio, noi sostanzialmente non abbiamo trovato applicazione della norma sul terzo condono in Campania per tutti i motivi che negli anni abbiamo discusso, perché l'allora presidente della giunta regionale decise che quel condono andava vanificato in Campania. E poi c'è la querella tra i professori a dire ma comunque come promulgato non era applicabile, ma sostanzialmente se quel condono avesse trovato applicazione anche da noi, molto probabilmente noi non staremmo parlando della città di Padova, ma staremmo parlando di una città più piccola, nel senso che almeno il 50-60% di quel problema avremmo potuto contemplarlo all'interno della terza legge. Era Bassolino all'epoca, no? Era Bassolino, non è stato così. E da allora la politica non si è fatto carico. Dobbiamo anche dire a completezza e per onestà intellettuale che evidentemente non c'è manco tanta corrispondenza tra l'ente regione e il governo, perché basta pensare che l'ultima legge regionale dove dava la possibilità di sanatoria nelle zone rosse fatta dal governatore De Luca è stata impugnata e rigettata, come voi sapete, eccetera. Quindi questo significa che su questo tema continua purtroppo, non possiamo non sottolinearlo, continua purtroppo a rimanere il disinteresse di una politica secondo me cieca, perché quando non si è dalla parte del popolo evidentemente non si è dalla parte né della democrazia né della vera politica. E veniamo alle cose nostre. Dopo questo excursus arriviamo ad ottobre 2019 e facciamo questo salto attraverso Piazza Santa Restituta. 20 ottobre 2019, era sera, io c'erano un po' tutti e c'era anche Giacomo Pascale, fresco che aveva subito la defenestrazione, termine bruttissimo ma è l'unico che mi viene in mente in questo momento, la sfiducia, va? Parliamo così, anche se di sfiducia non è manco giusto dire, che la sfiducia si fa in consiglio comunale con tutti i suoi crismi e le sue cose. Vediamoci questa intervista. Molto sobrio, assolutamente inoffensivo, che guarda in proiezione dopo aver raccontato le tante cose fatte in 4 anni e mezzo. Da qui si riparte quindi? Certamente, si riparte da quello che è stato pure messo in cantiere. Come ho detto prima, l'esperienza amministrativa dovrebbe naturalmente finire alla scadenza indicata dalla legge, non è andata così, ne prendo atto serenamente, ringrazio ancora chi mi ha dato la gioia di fare il sindaco e soprattutto di farlo nel modo in cui l'ho fatto, perché rivendico con orgoglio tanti risultati che non avrei mai raggiunto senza una squadra coesa, senza un gruppo di consiglieri comunali, di assessori, di amici, a partire da Michele Desiano, a tutti quelli che ho nominato, a tutti i consiglieri comunali. Quindi no, non c'è, come abbiamo scritto, senza rancore, senza nostalgia, si chiude una pagina, si va avanti, l'impegno politico continua, poi vedremo con chi ci sta e quali saranno le opzioni per il futuro. Ma umanamente parlando, Giacomo, parlare di queste persone ancora come amici, con i quali fino a ieri hai condiviso un percorso politico ed amministrativo, oggi trovarteli di fronte da un'altra parte, averti giocato questo sgambetto un po' quasi come una coltellata alle spalle, insomma, continui a sostenere e a ritenerli amici? Ma vedi, l'amicizia è una cosa, le scelte politiche sono altre. Poi, togliendo qualche elemento, è evidente che parliamo di persone che io non saprei dal punto di vista politico manco definire, perché non è la prima volta che si verifica uno scioglimento anticipato e guarda caso più o meno sono coinvolti sempre gli stessi. Evidentemente è un modus operandi, un modo di vivere, di concepire forse la pubblica amministrazione in un modo leggermente diverso dal mio, ma ne prendo atto. In un paese come questo ho ritenuto molto rimarcare l'aspetto sociale, la pace sociale. Io penso che noi non dobbiamo rovinare quanto di buono abbiamo costruito. Però ecco, la politica, credi ancora in Forza Italia, visto che tu lo hai detto pubblicamente, il coordinatore regionale che sfiducia un sindaco che è in carica, e tutti, perfino Toti, ti hanno detto ma che sta succedendo? Sì, ma non per quello che oggi possono valere i partiti. Oggi è un momento che il consenso è molto, alcuni l'hanno definito gassoso, no? Liquido, gassoso. Non è che credo in Forza Italia, io ho militato in Forza Italia dal 94, sono ancora stasera un sindaco di Forza Italia, ho sempre lavorato per il
paese e per il partito, e credo anche con discreti risultati. Chiaramente oggi si mette in discussione diverse cose, ma non per scelta mia. Se il coordinatore del partito ha determinato tutto questo, bisognerebbe chiedere a lui, non se ci credo io ancora nel partito, ma se ci crede lui. Possibile che tutto questo era, come hai detto, la necessità di cambiare un sindaco? Si poteva arrivare a scadenza, visto che si dice in giro che Desiana avesse la velleità di ritornare sindaco dopo tutta la parabola che ha avuto ascendente nelle varie istituzioni. Insomma, potevate fare un accordo e dire: finito il mandato, Giacomo, tu fai una cosa, io ritorno a fare il sindaco. Non sarebbe stato più onesto, più umano, più politicamente corretto? Ma io non sarei stato manco obbligato a fare accordi, nel senso che la linea, diciamo, l'abbiamo sempre tracciata insieme. E tutto nasce da una intervista dove dice: il senatore è pronto a fare sindaco, ma voglio dire, veniva a marzo e lo faceva, non è questo, ma non lo so, ormai questo a che cosa serve? Con i se e con i ma non si fa la storia. Prendiamo atto che c'è un commissario prefettizio al posto di un sindaco, il quale sindaco non va a casa perché ha perso le elezioni, ma va a casa perché è sfiduciato da 5 consiglieri di maggioranza che, come hanno dichiarato anche stamattina, non condividevano più la linea, ma soprattutto che su alcuni punti, evidentemente per loro questi punti erano talmente gravi ed irreparabili da determinare lo scioglimento anticipato. Ne prendo atto serenamente, li ringrazio ancora per quanto mi hanno dato, io sono certo che di poter tornare a guidare l'amministrazione di Lacquameno, perché sento nella gente il sentimento di vicinanza e l'apprezzamento per quanto abbiamo fatto. Dopodiché il futuro è nelle mani di Dio, ma il tempo bello non è quello passato ormai, ma è quello che ci resta da vivere. Io resto disponibile ad impegnarmi per la mia comunità, con chi ci sta e nei modi e nei termini che insieme evidentemente stabiliamo. Io a riascoltarti mi sono posto ancora delle domande, e una sola che mi verrebbe adesso di dirti, ora per allora 3 mesi dopo: la smettiamo di fare i democristiani e di dire che tutto va bene, madama la marchesa, e diciamo la verità, che siamo un po' incavolati per quello che è successo? Insomma, umanamente ci sei rimasto male che ti hanno mandato a casa questi cosiddetti amici che continuavi a ritenere amici? A proposito, oggi sono ancora amici? Amedeo. A 3 mesi sono ancora amici? Amedeo, l'amicizia è un sentimento, è come l'amore, o c'è o non c'è. Quindi, e questo lo allora, dice Giacomo Pascal, però l'amicizia si fa in due. Questo non lo dice Giacomo Pascal. Il senatore è un uomo arido di sentimenti, lo è sempre stato, e lui si definisce persona concreta. In effetti è un cinico che, pur di raggiungere gli obiettivi che si prefigge, passa su tutto: su amicizie, su sentimenti, su valori condivisi, su progetti fatti insieme. Lui lo definisce pragmatismo, io lo definisco un spietato cinico, ma voglio dire. Questa storia non è una storia che nasce con Giacomo Pascal. Questo signore ne ha già sfiduciati 4 di sindaci. E li ha sfiduciati come mandante. Gli esecutori, se tu vai a riflettere, sono sempre gli stessi. E allora praticamente questo significa che non c'è la sorpresa. Di che cosa ci puoi rimanere male? C'è potuto rimanere male tutta Irace, perché praticamente era lontana all'epoca da quando ha sfiduciato Vincenzo Mennella. E quindi lei, giustamente, una ragazza che è stata messa lì, è diventato sindaco, si è distinta, ha dato tanto al partito, al paese, si è distinto come consigliere, poi come assessore, poi è diventata sindaco, è stato un bravo sindaco ed è stata sfiduciata. Poi è arrivata la volta di Carmine Monti, dove praticamente si è messo tutto e il contrario di tutto, si sono messe dentro denunciati e denuncianti, gente che non aveva mai condiviso nulla, ed è stato mandato a casa perché praticamente non andava bene, perché non basta, pigliatevi le confessioni dei diretti interessati. Dopodiché è arrivato il mio turno e allora tu dici: sono amici. Sì, sono amici, ma voglio dire, è chiaro che politicamente le nostre strade si dividono. Mi dispiace avergli dedicato i migliori anni della mia vita, perché sarebbe anche interessante fare una cronistoria, come dire, anche politica, da dove veniamo, che cosa ho fatto io per lui negli anni, che cosa ha fatto lui per me negli anni.
Io mi ricordo la prima elezione da sindaco, quando grazie a Luigi Mondi, che lo aveva più o meno investito, e io e Zavota lo abbiamo fatto sindaco, con quell'elezione tiratissima con Tommaso Maddalano. Se vai a vedere, no, diciamo, il consenso... Uno scarto di 200 voti. Ecco. Bene. Novembre 97, per essere preciso. Non parliamo, se penso che cosa ho fatto per l'elezione, per quando è stato candidato al consiglio, alla provincia, che ho girato l'isola casa a casa, mi sono fatto come se ero io il diretto interessato per questa amicizia, per questo rapporto e per questo credo politico, perché poi in effetti io credo molto nella politica, nel partito, nell'appartenenza e nella militanza. Non ti dico cosa ho fatto per le regionali, se penso che ho fatto addirittura una riunione a Bosco Tre Case in un condominio per cercare di prendere 8 preferenze. Quindi voglio dire, alla fine, se tutto questo impegno, se tutto questo lavoro viene poi, diciamo, vengo sfiduciato in un modo, io non ho manco avuto una telefonata quando mi hanno mandato in ospedale al fango, quando sono stato aggredito al fango mentre svolgevo l'attività di post terremoto emergenza sisma per la struttura da destinare agli sfollati a Piazza Fango. Mi ha chiamato il sindaco di Lipari, mi ha chiamato il sindaco delle Tremiti, mi ha chiamato il sindaco di Panarea, mi hanno chiamato i sindaci dell'Angim, delle isole minori, non mi ha chiamato il sindaco, non mi ha chiamato manco il senatore del mio partito. Quindi voglio dire, nonché tuo concittadino. Ma non è questo il punto, perché se la mettiamo su questo piano non funziona. Noi dobbiamo capire che politicamente io andrò per una strada e molto probabilmente andrà per un'altra. Ma io non c'ho, che cosa mi volete sentire dire? Quello che si può dire a distanza di 3 mesi. No, ma non è una questione di dire, noi dobbiamo prendere atto. Io rivendico con orgoglio le cose fatte, le ho condivise con tutti, a nessuno ho mai fatto mancare la giusta visibilità, i risultati sono portati dagli atti e dai fatti, che sono sempre più eloquenti dei discorsi. Quindi, quando e se mi ripresenterò con, diciamo, una squadra rinnovata, negli uomini, nelle donne, negli stimoli, nelle idee, io praticamente mi ripresento forte dei risultati raggiunti, di quello che stavo per fare, perché poi porteremo anche il bilancio del commissario prefettizio, di quello che si stava facendo e si è rallentato. Perché dici quando e se? No, nel senso che mi presenterò. No. Non è più certa questa candidatura? No, io sento che il paese sta con me, io sento forte, io ho sempre detto che il voto è un... Ma non temi invece questa grossa immane presenza a dir poco scomoda del senatore che tutti temono e tutti sono convinti che non c'è nessun conflitto che tenga o dibattito o confronto, perché tanto lui vince comunque, perché ha tutte le armi possibili da poter giocare, che vincerà sicuramente contro chiunque? Hai usato dei termini nobili. Io capisco che tu voglia mettere... Ho voluto valutare le parole. Io capisco che tu voglia mettere un po' di pepe e soprattutto capisco che tu voglia dare più brio alla trasmissione. Ma io non temo nessuno, non perché sono presuntuoso, non temo nessuno perché io penso che il voto sia un sentimento di stima, di affetto, di riconoscenza, di speranza, di fiducia. E quindi conosco il potere interlocutorio, evidentemente, però non è questo che mi spaventa. Mi piace la formula che hai usato, potere interlocutorio. Noi dobbiamo... È elegante anche questo. Noi ci scontreremo, se ci scontreremo, e spero di sì. Mi piacerebbe un dibattito dialettico tra i due, mi piacerebbe vedere in piazza... Dibattito dialettico tra i due, non so fino a che punto posso appassionarti, però il discorso è proprio questo. Noi ci scontreremo su due modi di concepire la vita pubblica, su due modi di concepire lo sviluppo del paese. Ma ti posso fare una domanda che poi vorrei fare a lui e la farò, caso gliela farò. Ma mi spiegate perché secondo te perché adesso, da osservatore esterno, un po' lo conosci sicuramente meglio di noi per tutti questi trascorsi anche politici, ma una persona che politicamente dovrebbe arrivare soltanto a fare il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, no? Senatore della Repubblica, che ha fatto tutte le cariche istituzionali, ritorna indietro dopo 23 anni per fare il, virgolette, semplice, non me ne vogliono i lacchesi, sindaco di paese. Perché? A me suona strana questa cosa. Amedeo, che a 60 anni o poco più
Non credo che sia nel declino della sua azione e velleità politica. Amedeo, ti sei già... Dio giustificata, Amedeo, può avere tutte le ambizioni di questo mondo. Ti sei già risposto da solo. Ti racconto un aneddoto. Sono stato una volta in audizione al Senato della Repubblica per la faccenda terremoto. Mi innamorai talmente del Senato che non volevo più uscire dalla tenda. Ah, ecco. Addirittura venne uno e il livello mi buttò fuori. Disse: lei ha finito il suo intervento, deve uscire dal Senato. Quindi come faccio a tornare indietro non lo so. Ma non te lo chiedi solo tu, se lo sta chiedendo. Ma... Toti mi diceva: aprite le finestre, fate entrare aria nuova, se questa è Forza Italia, stiamo morendo, caro sindaco, apri le finestre, chiama i giovani, coinvolgi i giovani perché stiamo morendo di asfissia. Quindi se lo chiedono in tante, ma non lo devi chiedere a me, lo devi chiedere eventualmente al diretto interessato. Io quello che volevo invece concludere, e mi ha interrotto, noi adesso non abbiamo davanti un voto, noi non abbiamo davanti una sfida, noi non abbiamo davanti un duello, come alcuni vorrebbero farlo apparire. Noi abbiamo davanti una, diciamo, competizione elettorale dove si scontreranno due culture fondamentalmente. E da una parte c'è la cultura: tu dai tutto a me, poi vieni da me, ritienimi a tua completa disposizione e non ti preoccupare. Cioè tu devi, non devi morire, ma non devi uscire dalla rianimazione. Scusa, ma fino ad oggi non è stato così? Io no. Non sei stato pure tu figlio di quella cultura? No. Non ti hanno fatto sindaco con quei voti? No. Mi pare che c'avevi un consigliere, si chiama Michele Desiano, no? No, ci arriviamo, se vuoi parliamo anche di questo. Noi, io sono della cultura diametralmente opposta, che poi ho dimostrato, l'ho dimostrata già durante il mio mandato di sindaco. Tu non devi dare tutto a me, anzi pigliati tutto tu, purché lavori all'interno di un discorso di crescita del paese. Quindi sono due culture completamente diverse. Devo riconoscere che evidentemente la prima cultura è quella che ha prodotto ottimi risultati, quindi voglio dire, ma mi stai portando su un terreno, diciamo, che non è un terreno... Che non ti appassiona più di tanto. No. Ma i nostri telespettatori vogliono sapere, tra l'altro, se realmente in cuor tuo sei convinto di potercela fare, di avere una qualche chance al di là del sentimento, della passione. Io sto facendo in questo momento un torto ai tuoi concittadini, perché li sto considerando poco intelligenti e capaci di essere determinanti da se stessi su chi votare o no. Ti stavo rispondendo. Li sto facendo diventare burattini in mano al burattinaio. Non voglio assolutamente offendere nessuno. No, l'hai già offeso. Però dico, no, l'hai già offeso e l'hai offeso con... Allora sono così intelligenti che questa volta ragioneranno per cultura e non per quell'altra ragione. Amedeo, no, mi offendi anche perché io mi sento ancora sindaco e quindi offendi la comunità e anche girando l'isola qualcuno mi dice, anche con parole diverse dalle tue, addirittura dice quello compra. Quindi io mi sento offeso come sindaco della mia comunità, non ti permetto, non ti consento di usare questi termini, soprattutto in televisione, perché io, la mia comunità non è un popolo a soldo di qualcuno. Quando tu mi dici la tua comunità è intelligente, mi offendi. La mia comunità è una comunità intelligente, di persone laboriose e capaci. La mia comunità è il comune più rinomato dal punto di vista turistico. È gente che ha speso le proprie energie con l'avvento di Rizzoli, ha collocato l'Acquamina al centro dell'interesse turistico nazionale e internazionale. Però andiamo, quindi, a fare i conti dell'economia. Lasciamo perdere l'economia, questo mi offende veramente, da te non me l'aspettavo, perché io come sindaco reagisco in malo modo. Non è possibile pensare ai lacchesi come un popolo di persone con l'anello al naso. Noi rimaniamo sui fatti, parliamo di politica, non scendiamo, diciamo, non andiamo a personalizzare scontri, perché quello a cui tengo è la pace sociale. Noi siamo una comunità dove i nostri figli vanno a scuola insieme, dove tanti di noi ci frequentiamo con attività. Senta, perché dovrebbe essere diverso questa volta? Tu hai detto per tre volte, con lo stesso denominatore comune, che si chiama X e Y, abbiamo fatto quella fine con tutti i Raggi, con Carmine Monti e con me, il denominatore era quello. Perché questa volta dovrebbe essere improvvisamente diverso? Sono quattro volte. E quattro volte. Ho voluto, scendere un po' più. No, la storia è importante, perché pensa solo per un attimo. Pensa per un attimo solo. Se fossero, diciamo... Se tutti volessero personalizzare questo scontro, se oggi la famiglia Mennella e chi era attorno a Mennella, la famiglia Irace e chi era attorno a Irace, la famiglia Monti e chi era attorno a Monti, la famiglia Pascale e quelle rimaste attorno a Pascale volessero portare il conto al senatore, l'elezione l'abbiamo già vinta. Volessero. Esatto. Allora, per dirti che cosa, rispondo alla tua domanda, io sono convinto di vincere l'elezione.
Poi tu mi chiamerai folle, chi mi ascolta dirà questo, ma io sono convinto di vincere le elezioni. Sono convinto di vincerle non perché sono forte, sono convinto di vincerle perché sento attorno a me l'affetto, il consenso della gente per le scelte operate e i risultati raggiunti. E non basterà una scissione o addirittura una sommatoria di ceppi familiari per... Tu mi hai sempre detto che all'H- sono X numero le famiglie, quindi si fa presto a fare le elezioni, no? Mi hai sempre detto non so quante famiglie sono e quanto ci vuole per vincerle. Sì. Ti sarai fatti i tuoi calcoli, indubbiamente, no? Col manuale Cencelli... e con i vari come di, i registri, come si faceva Amedeo. Sempre un tempo in mano alla Democrazia Cristiana, dei vari seggi elettorali, andare a vedere chi va e chi non viene a votare. Quindi ti sarai guardato un po' intorno delle famiglie, Amedeo, per capire da quale zoccolo duro parti o no? Amedeo, io sono appassionato di politica e la politica non è matematica, questa me l'ha insegnato un mio maestro, la politica non è matematica. Non vorrei offenderti dicendoti, per esempio, lo hai citato tu prima, mi viene in mente, lo dice e lo pensa anche lo stesso Domenico Savio, che nei numeri anche ha un risultato purtroppo per lui diverso, per l'anacronismo della sua battaglia politica, ma che in quella politica ci crede da una vita. Amedeo, vedi, io sono... Purtroppo sono i numeri quelli che fanno la storia. Amedeo, io sono appassionato di politica. Il leader... se tale si può definire uno che manda a casa quattro sindaci suoi, ma comunque il leader, diciamo, è colui il quale fa crescere una comunità politica, è colui il quale dall'alto organizza una comunità politica, è colui il quale soprattutto nel periodo di flessione del proprio partito cerca di includere, non di escludere. È colui il quale, se stai sbagliando, ti corregge, è colui il quale ti mette in relazione con gli enti sovraccomunali, è colui il quale dall'alto assiste a determinate questioni. Io perché ti faccio questa promessa? Questo leader, sono anni che la maggioranza politica all'Acquamino non ce l'ha, la maggioranza politica all'Acquamino non ce l'ha. E il risultato, diciamo, eclatante è quello delle ultime europee. L'Acquamino d'Ischia, con un sindaco di Forza Italia, guida Forza Italia, ha avuto il 32% alle europee. Ed è l'unico comune di tutto lo Stivale che, dove Forza Italia, con un sindaco a Forza Italia, è stato il primo partito, è l'Acquamino d'Ischia. Quindi vuol dire che sostanzialmente anche allo tsunami 5 Stelle noi abbiamo retto per 7 schede, 11 schede, 20 schede, comunque abbiamo retto perché come famiglia politica stavamo dall'altro. Oggi questa famiglia viene scissa per una, diciamo, scelta unilaterale, manco nel peggiore stalinismo si veniva buttati fuori dal partito così. Ne pigliamo atto serenamente, come abbiamo sempre detto, e forte di questa convinzione che la maggioranza politica all'Acquamino non ce l'ha, proviamo a costruire all'interno di una risposta, di una lista civica, se riusciamo a mettere insieme tutte quelle persone che insieme fanno sì che dall'altra parte non ci sia la maggioranza politica. Ci riusciamo? Punto interrogativo. Vedremo i numeri. Non ci riusciamo? Vedremo. Però sicuramente c'è uno spazio. C'è uno spazio perché io in questi mesi non è che sto perdendo tempo. Io sto interloquendo con... Anche con i giovani, con stai parlando molto con i giovani. Soprattutto i giovani, perché di questi giovani si parla sempre, ma poi alla fine non si dà mai loro spazio. Con i giovani, con le categorie, con i professionisti, con i cittadini, con i terremotati, con tutti quelli che praticamente hanno, se hanno apprezzato questo percorso, e intendono con noi continuare questo percorso. Senti, che non potrà chiaramente vederci impegnati nello stesso partito di ieri. Questo è poco ma sicuro. Facciamo un attimo invece un mea culpa. Entriamo dentro, perché per 45 minuti di questa trasmissione abbiamo fatto il processo di canonizzazione di Giacomo Pascale con tutte le azioni che ha svolto, terremoto e quant'altro, ok? Poi abbiamo fatto il processo al senatore. Ma Giacomo Pascale, confessandosi davanti alla telecamera, un difetto, qualcosa di negativo, qualcosa che ha sbagliato, ce l'ha? È voglia. Per esempio? Ma per esempio l'aver deciso tante cose in pochi minuti,
l'avermi fatto entusiasmare da progetti e quindi correre spediti senza magari trovare prima una maggiore condivisione. Poi chiaramente quando si arriva al punto che sono arrivato io, tu non è che ti autoassolvi, ma comunque incominci a dire: ma se questo era l'obiettivo, tante cose che fossero problemi ti sembravano pretesti, no? Cioè allora sarebbe bastato poco. Perché io sono stato io ho letto anche le risposte dei miei consiglieri che hanno deciso di salutarmi, tra virgolette. E sono stato anche nelle scuole elementari, tu sai che io ho un ottimo rapporto con le scuole, no? E ho chiesto: ragazzi, ma voi pensate veramente che io sia un sindaco che abbia deciso da solo che volevo fare questo? Si sono messi a ridere i bambini. Quindi se dobbiamo fare ridere i bambini, lasciamo perdere. Sicuramente il mio carattere, il mio correre a 200 all'ora, il mio non rispettare i tempi dell'APA, il mio decidere, l'adrenalina che non ho mai smesso dalla notte del terremoto, sicuramente avrò commesso tanti errori di cui me ne assumo la responsabilità, e da questi errori che trovo trasformare in esperienza, no? Se continuo, da qui dobbiamo partire. Da qui dobbiamo partire, anche perché io sono convinto di poter tornare a dare una mano alla mia comunità con una nuova squadra, perché sento che il popolo è con me. Senti, parentesi velocissima, perché questa poi è partita da un'altra trasmissione, siamo quasi sullo scadere, siamo già fuori tempo massimo. Non è che ci riservi qualche sorpresa per le regionali? No, sorpresa per le regionali no, è chiaro che... Una candidatura, una cosina varia? No, questo lo vedremo, è prematuro, ma non era questo il mio obiettivo. Queste cose si costruiscono all'interno di un partito. Io purtroppo ho sposato una metà campo e un leader che, ahimè, alla mia età devo constatare che ho dato tutto e non, alla fine... Ho avuto poco e niente? No, non ho ricevuto niente, perché... Senti, in effetti se c'era un partito e c'era un leader avremmo potuto immaginare anche altri percorsi. Se ci fai una cortesia, se ci regali, prima ne parlavamo, prima di cominciare la trasmissione, ci eravamo ripromessi di non farlo, però giusto per stemperare e per chiudere serenamente, ce la rifai quella di Sant'Anna? No, e mo che c'entra con la trasmissione del genere? Abbiamo toccato diversi temi anche importanti che ne vanno anche del futuro. Anche perché forse l'argomento, come dicevamo, questa era una barzelletta, no? Io quella, se tu parli della festa di Sant'Anna, la festa di Sant'Anna due anni fa. Io intervenni perché lì si celebrava Totò, e quindi avevo assistito. Io sono un autodidatta, mi diverto e quindi feci quella cosa, ma non penso sia questa la sera. Io penso che noi dobbiamo incontrarci più spesso. Penso che noi dobbiamo incontrarci più spesso per stare vicino ai terremotati, per stare vicino alla cittadinanza della parte, diciamo, più debole, della parte che maggiormente soffre questa situazione, e soprattutto che dobbiamo alimentare la speranza e costruire con chi ci sta un percorso di futuro, anche perché non è più epoca che l'Acquamino possa pensare di avere la sua squadretta, i suoi amministratori, se non all'interno di un discorso più ampio che deve dare una mano all'isola d'Ischia e che deve portare... Allora una boutade finale te la dico io: e se dovesse scendere in campo, così come si sta accennando in queste ore, un terzo incomodo che viene da Ischia, dico per dire Libertà e Democrazia, le truppe di Aldo Presutti? Ho già avuto modo di dichiarare alla stampa che tutti coloro i quali si interessano alla vita pubblica e ci mettono la faccia sono da applaudire. Sulle idee si può discutere, sono da applaudire. Quindi se arrivasse un terzo incomodo all'Acquamino, prima si è parlato di un'ipotetica lista rosa qualche settimana fa, certo. Poi successivamente si è parlato di questa... Infatti ci stiamo chiedendo tutta Irace, per esempio, tu l'hai citata più volte, che cosa potesse fare in tutto questo. Io gliel'ho chiesto, lei mi ha risposto con una bocca cucita, quindi non so se starà da una parte o dall'altra, se sta in una terza formazione, poi dobbiamo capire anche questo. Se dovessi, tu che sai in tutto questo? Se dovessi pormi il problema di dove sta Tutirace, diciamo con me o contro di me, praticamente andrei a chiedere a un sindaco, magari stesso a Ischia, a Ferrandino, un TSO, nel senso che andrei a chiedere di essere ricoverato, perché dove sta Tutirace dopo quello che ha subito? Francamente, fosse solo il voto suo, immagino che sia già contro a prescindere. Perfetto. Quindi, detto questo, quando riguarda un terzo incomodo, a me la partecipazione non può che fare piacere, perché più cittadini si interessano alla vita pubblica meglio è, tanto è vero che tu sai che ho rivendicato con orgoglio di aver fatto il sindaco cercando di coinvolgere in amministrazione quanto più persone possibile,
a partire da Prologo, commercianti, artigiani, balneari, tassisti eccetera, perché io penso che un comune cresce solo ed esclusivamente quando c'è l'impegno diretto. Hai detto Prologo, però non te la trovi di fronte alla Prologo, almeno il suo presidente sta da un'altra parte. Il presidente della Prologo non lo comprendo, ma penso che ci vorrebbe un'altra trasmissione, anche perché pensavo ci voleva un altro TSO, anche perché questo poi vedremo, voglio dire, non scendiamo nei personalismi, perché io continuo ad essere appassionato di politica. Io penso che all'Acquameno un'alternativa c'è, e soprattutto c'è la possibilità di un futuro che finalmente elimini queste pratiche che l'arroganza del potere ti deve dare la possibilità di spegnere la lampadina in qualunque momento non sei contento, perché non si gioca col destino politico degli avversari, qua si gioca col destino di un'intera comunità, e io penso che il primo impegno civico e politico per ognuno di noi è quello di avere il massimo rispetto dei cittadini che ti vengono innanzitutto a votare, e che tu hai il diritto dovere di amministrarli nel migliore dei modi, col buon senso e soprattutto inseguendo il bene comune. Riavvolgete o rivedetevi la registrazione di questa trasmissione o la replica, ha parlato di arroganza di potere, poi ero io quello che diceva non so che cosa. Vabbè, questo era ed è Giacomo Pascale. Noi siamo piacevolmente convinti che questa trasmissione ci ha irrobustiti nella conoscenza e sicuramente ci ha dato l'opportunità di trascorrere un po' di tempo insieme nella maniera più rilassata possibile, anche se abbiamo parlato di politica. Posso solo approfittare, come se stessimo a chiuderla. Non già in campagna elettorale, no. O a chiudere. Io voglio solo dire ai cittadini di Lacquameno di continuare ad avere fiducia, perché sono convinto che questa volta daranno un voto, come ho scritto qualche settimana fa con le 3S, lo daranno per sdegno per quanto è successo, con stima per quanto ho dimostrato di poter dare alla mia comunità nel momento più difficile della sua storia, e lo daranno per speranza, perché sarà possibile finalmente fare delle cose fino ad oggi non viste, perché abbiamo dovuto fare ciò che era necessario. Dopodiché dico ai lacchesi: io non posso più purtroppo cambiare l'inizio, ma insieme possiamo cambiare la fine di questa storia. Anche perché tenete presente che fine fa il pari con finalmente, che è l'avverbio che ha citato per ben due volte in queste ultime frasi. Vabbè, non facciamo più le pulci alle cose dette, siamo pronti ad ogni tipo di dibattito, di repliche, di dichiarazioni che vorranno venire dopo questa nostra trasmissione, perché no, siamo sempre a disposizione di chi vorrà intervenire. Grazie Giacomo Pascale, ti chiamo soltanto nome e cognome, senza X, già X, Y, Z. Poi, ma se mi chiami Barone mi fa un piacere. Facciamo prima. Beh. Tanto ci vediamo quando prendi il pane a casa Miccio, più o meno verso le 2 del pomeriggio. Sì, no? Sì, ecco, sì. È una tappa obbligata. Una tappa obbligata. Noi intanto ci vediamo la settimana prossima, più o meno alla stessa ora. Arrivederci.